Siamo in sella ad una Brixton Crossfire 500 chitata con gomme leggermente tassellate. Allora, abbiamo un 500 bicilindrico fronte marcia, casa inglese, ma credo che tutta la produzione sia in Cina o comunque nel sud-est asiatico. Devo dire che la sella è molto comoda, dritta e spaziosa. Gli specchietti credo che siano leggermente inguardabili, tuttavia devo dire che godono di grandissima visibilità, perché abbiamo questi... Madonna quanto frena dietro! Sono veramente larghi, come tutto manubrio d'altronde, e vibrano un po', soprattutto quello sinistro vibra un po' troppo, ma Dio, arrivando ad analli, diciamo che così si vede anche bene. E dirò che, allora, è abbastanza spompa sotto, a bassi regimi è abbastanza spompetta, diciamo che sotto i 5000 giri è un po' morta la moto, ma quando si superano i 5000 giri diventa divertente. Sarebbe da vedere però i consumi a questo range di giri. Non mi piace molto la leva del cambio, dove è posizionata. Io che sono alto 1,86 tocco bene per terra, ma devo ammettere che l'incavo delle gambe è veramente molto largo. Per essere un due cilindri il sound è veramente interessante, devo ammetterlo. Quando si arriva agli alti giri, ai bassi giri è spompa di motore, non ha coppia e non ha sound. Quando si superano i 5000 giri cambia tutto. C'è questo sound che veramente aumenta a dismisura e guadagna veramente un sacco, eh. È interessante come moto, secondo me con magari con dei riser un pochino più alti potrebbe essere un mezzo interessante anche per fare qualche pezzo in fuoristrada. Forse un po' troppo on off, ma mi viene a pensare che per questa tipologia di motori sia una cosa abbastanza normale. Non vedo controlli di menu, interessante la chiave, pieghevole addirittura. Sta scaldando un po' da parte sinistra, però carina, dai, sarebbe da capire il prezzo di acquisto di questa moto, se ora come ora nel momento in cui guido non lo so. Però magari vi metto qui in sovraimpressione. Probabilmente l'alleggerimento dell'anteriore ad alta velocità è causato anche dal parafango dotato in questo modello davanti. Penso sia più magari come moto cittadina, non lo so, perché è sì agile, ma ha un comportamento un po' strano sull'anteriore nell'impostazione di curva. Credo dal fatto che la gomma davanti è abbastanza larga, ma forse anche l'impostazione di assetto. Vedo che l'assetto probabilmente è regolabile davanti, non completamente, ma o forse sì, no? Sì, regolabile estensione precarico. È un po' troppo larga di serbatoio, secondo me. È figo sto effetto qui del serbatoio sigoloso.
posteriore tra l'altro frena da Dio, cioè il posteriore per assurdo, non dico che frena come l'anteriore, ma poco ci manca, eh. Limitatore, quasi 9000 giri. Ah, che schifo, mi è arrivato un insetto enorme sulla visiera. Che schifo. Ah, che merda, tutto liquidino. Ehi, scoppietti anche. Però assorbe bene le buche, devo dirlo. C'è l'ABS posteriore e non vedo tastini per disabilitarlo. È bella sta Opel, eh. Io questa la conosco. Ah no, la conosco. Sentile Goldwing.